Sono tante le persone che hanno bisogno di mettere steccati, di rilasciare patentini, di verificare le competenze degli altri. Non possiamo improvvisarci evangelizzatori confondendo i piani, presentandoci per ciò che non siamo, o peggio, spacciare per fede una nostra emozione o esperienza. Per parlare di Cristo, non abbiamo bisogno di fare un corso di teologia o di ricevere patentini di ortodossia. L'autorità non va confusa con l'autorevolezza che promana da chi parla di cose vissute. Come aiuti la persona dubbiosa che si affianca a te? Ti sei mai vergognato di testimoniare il tuo essere cristiano di fronte agli altri?